Non solo le grandi aziende devono chiedere scusa, lo dovrebbero fare anche i singoli utenti medi che credono di non avere nessun ascendente sulle persone. Ebbene sì, oggi parliamo di scuse e perché ne devo fare anch'io. Sigla e poi mi apro. Non in quel modo. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Occhio al Mondo. Ora, per chi mi vede in video, vedrà che la luce è diversa. Ecco, dovete sapere che giorno 6 aprile, lo stesso giorno in cui è uscito il video che si chiama È successa una roba, il lampadario ha smesso di funzionare, lo starter non funziona più. E qui dietro c'è una finestra, quindi sarei venuto contro luce. E proprio di questo giorno vorrei parlare. Apro TikTok, vedo un video di questa ragazza che si lamenta che nel design di un login non è specificato se l'utente la password sono sbagliati e quindi io rispondo spiegando, entrando un po' in modo scanzonato come faccio anche qui, perché in realtà sia giusto che non sia specificato se la mail o la password sono sbagliate. Ok, non voglio entrare nell'ambito. Ti spengo, Madonna, ti spengo. L'audio del microfono è disattivato. Grazie. Comunque dicevo, non voglio entrare nei meandri della sicurezza, vorrei andare oltre. Iniziano i primi commenti e sono di lei che mi entra nel merito e mi spiega. E lì io ho una rivelazione. Questa ragazza era una web designer che fa interfacce grafiche e studia user experience, quella che tanto vado a millantare, anche qui su Occhio al Mondo. E contestualizziamo, se una designer fa un video dove fa una critica a un'interfaccia utente, lo fa conscia di tutte le complessità di sicurezza che ci stanno dietro, ma la fa esemplificando per farlo capire, come io spiego in modo scanzonato nella risposta. Però lo spiego in modo scanzonato, in modo paternalistico, dando per assodato che di là ci sia una persona che critica l'interfaccia senza conoscere la sicurezza. Questo non è carino. E lì comincia a dirmi, oh, ok, rispondiamolo in modo pacato, cercando di spiegare il mio punto. Funziona, almeno credo, perché poi arrivano la cloaca dei commenti, alcuni anche sessisti. Il video va così bene che supera anche i mi piace del video originale a cui ho risposto. E i commenti si fanno tanti. Acquisisco seguaci da questa cosa, ma i commenti si fanno tanti che mi danno ragione, insultando lei. E questo è un problema. Perché io mi accorgo di questa cosa quando torno su TikTok dopo delle ore. E come dire, se i primi 10 potevo anche starci. Poi ho letto tutta la roba, dove la insultavano, dove lei rispondeva a tutti i commenti in modo anche abbastanza stizzito, giustamente, e a un certo punto in modo scanzonato come ho fatto io, mi ha fatto notare che mi ha portato visualizzazioni, che è un fatto e quindi dovrei ringraziarle. Lì mi si accende la luce. Non avevo ancora preso nessuna decisione, ma avevo lavato i piatti, stavo lavando i piatti. Mi fermo da lavare i piatti, prendo il telefono e cancello il video. E poi faccio un video di getto di scuse, praticamente dicendo che è colpa mia, ho sbagliato nei meriti e cercherò di non rifarlo più. Inaspettatamente è stato accolto in modo positivo. E tutto quel groppone che avevo sullo stomaco, perché appunto era il giorno prima avevo avuto robe sul gruppo e mi si era rotto il lampadario e c'era pure sta roba, il groppone che avevo sullo stomaco un po' se ne va. E io torno a sorridere. Quando vedo che mi risponde dicendo ci sono ancora persone che sanno chiedere scusa, un po' mi si rasserena il cervello. E lì mi sono detto, no? Ok, ho sbagliato, ho fatto un errore, sono stato poco attento perché è una giornata che mi ha devastato e quindi non ho fatto i miei controlli soliti di routine su guardare a chi sto rispondendo. Questo non l'ho detto nel video risposta perché non era necessario, è comunque un errore, non è che è un attenuante se quel giorno lì non stavo bene. Onestamente, preferisco non avere il groppone sullo stomaco, ma stare bene, andare a dormire sereno e tranquillo. Infatti, quella sera ho dormito. Tutta questa esperienza per dire cosa? Per dire che io mi professo tanto super super al di sopra degli errori, ma sbaglio pure io che sono un tizio a caso su internet. Non è che sono uno che dice bisogna essere buoni con tutti e poi è letteralmente buono con tutti pure lui. Non prendete tipo le persone su internet come persone non vere, perché come ha scritto lei nei commenti, dietro gli schermi c'è la gente. Ok, bene, fatta questa premessa, il mio punto adesso arriviamo a quello che ho capito da questa esperienza. Anche un utente medio inutile dovrebbe chiedere scusa. Ora lo so che io sono un creatore di contenuti, quindi il discorso è diverso. E come ci hanno insegnato le scuse di Erfaina di ormai 3-2 settimane fa, quelle che sono, le scuse di un influencer molto spesso sono palesemente finte, se strutturate male. Ma anche l'utente medio, l'utente che non è famoso, non ha mille seguaci, magari ne ha solo 30 perché, boh, sono i suoi amici, quando fa un commento si accorge che ha detto una stronzata. Banalmente cerca di parare,
il colpo, dicendo che era ironia, dicendo che no, avete capito male, siete voi che avete capito male. Ecco, qui lì sta già sbagliando. Anche persone così dovrebbero fermarsi e dire, ok, dietro questo nome utente, questa faccina che è l'immagine del profilo, c'è una persona. E forse se chiedessi scusa, non l'ho fatto apposta, è stato un errore, non capiterà più, o almeno scusa, non l'ho fatto apposta, è stato un errore, cercherò di non farlo capitare più, forse rendiamo questo internet tutto cattivo e pieno di gente perfida un posto più bello in cui vivere, più gioioso in cui vivere, più sano in cui vivere. Questo direi che è un buon approccio, almeno secondo me, io lo vedo come un buon approccio. Per dire, a me questo approccio ha portato che una persona a cui ho fatto un torto mi, diciamo, rivalutasse come persona. Spero, almeno dai commenti sembrava così. Perché alla fine i numeri sono quello che sono. Anche se cresco, a vista d'occhio, sono diventato famoso, sono bellissimo, resto umile. Resto umile se faccio una minchiata. Mi sento ancora in colpa perché proprio dici, ma Bruno, potevi dare un occhio, eh? Sì, potevo, ma non ho avuto la premura di farlo. Comunque, chiedere scusa. Anche gli utenti che convivono in un gruppo di poche persone su internet, magari non lo so, c'è quel gruppo Telegram dove siete entrati, o c'è quel gruppo Facebook di 50 persone dove uno dice una cosa offensiva, anche lì chiedere scusa è propedeutico per creare un ecosistema più sano e più virtuoso. Se tutti si chiedono scuse, nessuno agisce in modo super e iper violento, perché quando tenti di parare il colpo di solito peggiori le cose, come quando cerchi di pulirti la scarpa dopo che hai pestato una merda, non gliela fai, cioè fai così. Oh merda, è ancora più sporco. Ecco, dovresti fermarti, toglierti la scarpa e dire, oh no, diavoletti, l'ho pestata, e continuare ad andare avanti. Quindi, cari utenti medi, dovremmo fare non il giorno del grazie, come gli americani, ma il giorno dello scusa, che credo che sia la Pasqua o il Natale, dove si perdona, non lo so. Questo era quello che avevo da dirvi per oggi. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, nel caso lasciate qua sotto su YouTube i commenti con le vostre opinioni, pareri, eccetera, eccetera. E se aveste voglia, seguitemi sul canale Telegram, oppure su Instagram. E se mi state ascoltando in modalità audio, premete quel tasto con scritto segui, così sembra che ho tantissimi seguaci, anche se siete gli stessi che ho su YouTube. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno.